Today we're going to study about... ancient history. Love and mystery. Mathematics. Acrobatics. Reading, spelling. Storytelling? No, no, no. The study of musical instruments is the subject for today. Now, let's go back to our whistle. Gulag, gulag. When this caveman blew on a tube of grass. Vado avanti, ricomincia, però rimane sempre in America, nella zona del Mississippi, Missouri, dove c'erano queste piantagioni di cotone, dove c'erano queste persone di colore che purtroppo c'erano tenuti come schiavi, tra l'altro in condizioni veramente disperate, e non avevano un soldo, non avevano le scarpe ai piedi, era gente che non aveva niente da mangiare, qualsiasi tipo di tavola di legno. Allora, mi raccomando, queste cose vanno fatte con materiali di riciclo, quello che si trova nella spazzatura, in giro, in cantina, nel mobile abbandonato, quindi senza dover spendere dei soldi, senza dover fare nulla o comportare grandi lavori. Dovete usare la vostra forza. Zio. Che potenza. Puoi provare. C'è paura. Oh. Oh. Sei tu il maestro? No, io l'ho imparato da solo, appunto. Tu hai imparato da solo? Ok. Io ho preso spunto da Federica, quindi prof. E ho un po' preso spunto dalla prof. Ossia? Terminiamo. Racconta un po' da che cosa hai preso spunto, da che cosa hai preso spunto. Le parti esterne, quelle interne, un po' forever. Spiegamelo un po' bene. Cioè, le parti fuori sono scure, che adesso devo un attimo rifare. Thank you.
degli elastici. Poi ho messo un pezzo di legno qua per far suonare meglio le corde. Come si chiama quel pezzo di legno? Dai. Ah, ponticello. Sullo strumento normale, ponticello. Prova un po' a suonarlo. No, dai. Ma si sente poco. Vabbè. Però suona. Allora, si chiama tambullino. A percussione, un membranofono, e anche dico anche poi i materiali che ho utilizzato. Certo. Scatola di latta, pelle, fermacampioni, 5 fermacampioni, pallini e chiodi. Le dimensioni è 18 e il diametro è di 21 cm. Suono indeterminato. Prova a suonarlo. Qua c'è il disegno. È un aerofono e l'ho costruito
plastica, un pezzo di bottiglia, un bloccatore della bottiglia e del DAS. Per bloccare, è una strumenta per illusioni, a quello determinato. Un materiale utilizzato è un tubo, delle palline, dei chiodi e degli elastici. Si chiama scatofono. Il nome dello strumento si chiama scatofono. Scatofono. La classificazione a corda. Il materiale utilizzato, una scatola, delle cannucce, la lenza e del filo. Scatotarra. Scatotarra. Lo strumento a corde. Ho usato il legno, dei pezzi di legno, poi degli elastici e dei chiodi. Assistente! Le aste dovevano essere messe in modo diverso, poi ho cambiato la posizione. È venuto male perché non ho sfruttato bene il tempo e non l'ho utilizzato. Diciamo che non l'hai. Non l'ho finito. Cioè non sarebbe venuto molto bene perché non. Va bene, c'è quella parte che manca ma si qui. Allora si suona così. Super Guitar Cartoon. Come materiali, come ho già detto, ho utilizzato tanto cartone, poi due bastoncini di legno, una molletta aperta a metà e della lenza. Tu fai il turismo con il figlio. Aspetta, fai il passo. Ma scusa, volevo farti vedere un ritmo. No, può fare il prof, lei può fare questo ritmo qua. Sabbioso non è che sia un timbro, non è un aggettivo timbrico, è sabbioso. Benissimo.
Okay.